E così, come abbiamo visto, David Cameron ha lasciato il disturbo, se n'è andato fischiettando e canticchiando, ha fatto i suoi discorsi di fronte ai colleghi del Parlamento britannico, facendoli divertire molto, ridevano anche quelli dell'opposizione, e così tutto contento ha lasciato la patata bollente del governo della Gran Bretagna a Theresa May, perché felicissimo di aver abbandonato tutto dopo aver creato quel grande, consentitemi, casino che è stata la Brexit, dove chi ha creato il casino, lui, Farage ed altri, subito si sono dimessi e se ne sono andati per le loro strade. Chissà se Cameron verrà ora in vacanza con la famiglia nel Chianti, come fece un po' all'inizio del suo mandato di premier britannico, e chissà se questa volta, se viene nel Chianti, poi finisce per arrabbiarsi e adontarsi perché in un locale pubblico di un paesino del Chianti una cameriera aveva osato non riconoscerlo, non capire che lui era il premier della Gran Bretagna. Buona estate, caro Cameron, e buon lavoro a Theresa May, la Margaret Thatcher del terzo millennio.